e Teresa, donne e motori, gioie e sapori. Che dote deve avere una moglie romagnola? Pazienza, soprattutto, per sopportare il marito. Scherzi a parte, una volta la dote non era solo una qualità avuta in dono dalla natura, ma l'insieme dei beni che la famiglia di una sposa conferiva allo sposo per il matrimonio. Non averla era una vera e propria tragedia. Sembrano passati secoli, ma a sentire Adriana, che tra i corredi ci ha passato una vita, non c'era donna, contadina, borghese o aristocratica che fino a qualche decennio fa non conservasse con cura nel cassettone un patrimonio di servizi da 12. Io però so che Adriana è anche esperta di cotolette in umido e adesso vado a farmene dare la ricetta. Forza Teresa, a casa di Adriana a parlare di donne e cucina, perché la cucina di casa delle mamme, oh, se non te la sei fatta raccontare, poi non la mangi più.